Rivedendo questo video mi sono resa conto che sono estremamente gasata. Mi scuso per questo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Oggi finalmente è arrivato il pacco da libraccio, Per chi non lo sapesse, per chi non mi seguisse su Instagram, io ho fatto quest'ordine il 21 aprile e oggi 12 maggio. 12 maggio, sì. Mi è arrivato finalmente il pacco, quindi il libraccio ha messo finalmente fine, alla mia agonia facendomi arrivare questa bellezza qui dentro questo pacchettino. Allora, in realtà i sentimenti in questo momento sono tanti. C'è un gasamento proprio bello alto, ma nel frattempo c'è anche paura di non trovare le cose come me le aspetto. E in più una punta di amaro data dal fatto che avevo ordinato 4 libri sul libraccio e me ne sono arrivati 3, perché uno di questi 4 libri non era disponibile. Mi sono arrabbiata perché ho detto scusami, perché lo mettete là se non è disponibile. Comunque, il fatto che non ti dia la possibilità di cambiare il libro non mi piace. Sinceramente non so se farò un altro ordine sul libraccio, perché la mia esperienza è stata veramente pessima. Quindi automaticamente per il momento libraccio da me lontano. Amazon invece nel mio cuore proprio, perché una spedizione impeccabile, Dicevo, lo stato dei libri è arrivato in perfetto ordine, proprio impeccabile, non ci potevo dire niente, se non che un po' imbrulazzati, un po' di polvere sopra, però tutto a posto. Non vi faccio aspettare più e mi sono munita delle mie forbicine. Adesso andiamo ad aprire il fantastico pacco. Io avevo messo da parte le scatole dei libri che mi erano arrivati da Amazon, ma mia madre, per fare la foto ovviamente, ma mia madre, Monella, mi ha buttato tutte le scatole. Grazie mamma! Allora, vado ad aprire il pacco. Ragazzi, veramente, io non so, ho paura di trovarli in uno stato pietoso. Aiuto, perché se non sbaglio solo uno di questi 3 libri è nuovo, gli altri sono usati. Quindi vediamo. Non vorrei... Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante, perché giustamente non siete tutti che mi seguite su Instagram. Ma perché questo ordine mi è stato regalato... Come l'ho detto ordine? Mi è stato regalato dal mio fidanzato. Grazie, amore. Un bacio, e quindi le cose che ci sono all'interno le ha prese tutte lui. Oddio, già vedo qualcosa di rosso. Aiuto, non so lui che cosa abbia fatto. Allora, ve lo faccio vedere intanto. Ecco, vedete che c'è questa cosa rossa, non so che cosa sia. Allora, intanto apriamo, ci sono questi buboncini. Allora, ah no, è proprio il libraccio. Oh, che genio che sei, libraccio, ma che genio! Gli ha messo praticamente, perché giustamente Davide avrà fatto l'opzione di un pacco regalo, quindi giustamente libraccio gli ha messo questa bustina qua per mettere appunto i libri da regalare, ma a noi non ci serviranno a niente, perché i libri... Oddio mio, lo sapevo che non era un'edizione che mi piaceva. Allora, un regalo, ma è una letterina. Scusate, questa non me la posso leggere perché è la lettera che mi ha scritto Davide, che molto gentilmente mi ha messo qui dentro, quindi questa la mettiamo da parte. Allora, il mio fidanzato, siccome mi è finito
l'evidenziatore arancione in questi giorni mentre studiavo, però mi è finito l'evidenziatore fluorescente arancione. Lui ha voluto prendermi anche l'evidenziatore arancione, che però tutto sembra tranne fluorescente. Ma adesso lo proviamo. Vediamo un po'. Infatti, non è per nulla fluorescente, è un arancione pastello, credo. Sì, è un arancione pastello, però grazie comunque. E andiamo avanti. Allora, subito prendiamo i libri. Allora, il primo libro che mi salta all'occhio, che è qui all'inizio, è questo qua, La figlia del capitano di Pushkin. E in questa edizione dei grandi classici Crescere Edizioni. Non mi ricordavo minimamente che l'edizione fosse questa, però alla fine va bene comunque perché sono quelle edizioni che costano poco e che all'interno, diciamo, sono ben scritti, non c'è niente da dire. E niente, sono molto curiosa di leggerlo. Mi sembra tenuto abbastanza bene, se non con qualche punto di intaccamento nella copertina. Poi ho preso due libri, oh, finalmente, due libri che bramavo ardentemente. Perché? Perché volevo leggere questo autore cioè, quando l'ho scoperto ho detto io voglio leggere tutti i suoi libri. Quindi due me li sono fatti regalare da Davide e uno, come una pazza, dato che il pacco non mi arrivava, sono andata alla Feltrinelli così sabato di scatto, ho voluto prendere un libro perché volevo leggerlo immediatamente. Meno male che l'ho fatto perché adoro profondamente questo autore, cioè ve lo faccio vedere. Aiuto, sto comiando un macellino. Allora, il libro che ho acquistato è questo qua, Risvegli di Oliver Sacks. È un saggio scientifico. Io di solito i saggi non è che li amo profondamente, ma questo saggio già mi sta prendendo tantissimo. Cioè, solo il prologo mi ha fatto gasare in una maniera incredibile. Cioè, si può vedere. Allora, non vedo l'ora di continuare questa lettura perché al momento è appunto in lettura. Quindi ho preso altri due libri di Sacks che adesso vi faccio vedere. Ah, comunque non vi ho detto di che cosa parla Risvegli. Oliver Sacks intanto è un neurochirurgo, un neuropsichiatra, comunque un medico. E in questo libro sono raccolti una serie di casi clinici nell'ospedale dove lavorava lui, quindi di suoi pazienti che erano affetti di encefalite letargica, detta anche malattia del sonno, trattati inizialmente con l'L-Dopa. È un libro che mi sta prendendo tantissimo e lo sto amando, quindi non vedo l'ora di leggere anche gli altri due. Ve li faccio vedere subito e la finiamo. Allora, gli altri due sono L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, che penso sia il libro più conosciuto di Oliver Sacks, perché l'ho visto in quasi tutti i video, in quasi tutte le librerie, nei vari video che vedo su YouTube e anche su Instagram, diciamo. E di questo non so dirvi esattamente di che cosa parla, so solo che è di Oliver Sacks e quindi solo per questo l'ho preso. Anche questo edito Adelphi come Risvegli, vi dico il prezzo di copertina. Questo viene 12 euro e questo 15 euro. E questo è lo spessore. Questi sono i colori. Comunque i colori dell'edizione Adelphi, meravigliosi. Sempre edizione Adelphi, però in un formato diverso. Oh, e questo è ridotto veramente male. Cioè, non troppo male, però è ridotto un po' malino. Merdina. Perché era usato, giustamente, perché questo costa un botto di soldi, tipo 18 euro costa. Ho preso Vedere voci, sempre di Oliver Sacks, in un formato gigantesco. Vi faccio vedere rispetto all'altro. Come potete vedere, è abbastanza sfrantumato qui. Però, devo dire che dentro è messo veramente bene. Dentro è immacolato. Mi dispiace che sia così rovinato in questo modo. Ma chi se ne frega, il contenuto è quello importante. Passiamo ora ai libri che ho preso su Amazon e
E un libro di quelli che vi farò vedere è l'unico che invece mi è stato regalato dal mio fidanzato, perché era di sua sorella, ma sua sorella non lo caga più, quindi mia cognata gentilmente me l'ha regalato, quindi grazie. E passando quindi a quelli che mi sono arrivati da Amazon, tutti nuovi tranne appunto questo qua che mi è stato regalato, continuiamo con gli Adelphi, che è l'unico, e tutti gli altri sono in Audi. Ho preso su Amazon la... Quante volte lo devo dire che l'ho preso su Amazon? Comunque, ho preso La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell. È una copertina meravigliosa, cioè Adelphi è l'eccellenza per fare l'estetica dei libri. Comunque, dovrebbe parlare appunto della sua vita, quindi di come è diventato zoologo, perché è diventato zoologo. E se non sbaglio, sì, illustre zoologo. E niente, sono molto curiosa di leggerlo, e dato che ho preso cose abbastanza pesanti, tipo letteratura russa e saggi scientifici con Oliver Sacks, ho detto ma prendiamo qualcosa di più leggero, e quindi ho voluto prendere questo, anche perché le recensioni su questo libro sono tutte grandiose, diciamo. Poi, andando avanti e passando agli Einaudi, il terremoto ogni volta che prendo le cose dalla scrivania, allora, ho preso... Innanzitutto vi faccio vedere l'unico libro usato, che è L'isola di Arturo di Elsa Morante. Non ho mai letto niente di questa scrittrice e sono sinceramente molto curiosa di leggerlo, anche perché so che è molto amato. Poi, ma io non vi ho detto il prezzo di copertina di La mia famiglia e altri animali. Prezzo di copertina 12 euro. Il prezzo di copertina invece di Elsa Morante, edito Einaudi, è 12 euro pure. Poi andiamo avanti. Nuovissimi mi sono arrivati e sono Mister Vertigo di Paul Auster, edito Einaudi, il prezzo di copertina anche qua è 12 euro. Piccola nota, dato che Libraccio mi ha fatto aspettare un'eternità per questi libri, io questo l'ho già letto, me lo sono divorato in 3 giorni, non lo so, perché è piccolino, e anche di questo autore non avevo letto niente e ho iniziato con Mister Vertigo. Ed è un capolavoro, cioè a me è piaciuto tantissimo, penso leggerò qualcos'altro di Paul Auster. Devo capire ancora cosa, ma ho intenzione di leggere un bel po' di questo autore. E poi ho preso, per chi mi segue su Instagram già lo sapeva perché mi è arrivato da poco, Potere alle parole di Vera Geno. È un libro che mi intriga tantissimo, e forse qualche pagina l'ho già letta, sì, perché proprio stavo impazzendo. Prezzo di copertina 13 euro. Edito sempre Einaudi. Di questi libri ovviamente sono nuovi, non vi posso dire di più perché non li ho letti, quindi non vedo l'ora di leggere tutti questi libri. Ve li faccio vedere tutti insieme. Eccoli qua. E sono veramente molto felice che mi siano arrivati tutti quanti in condizioni perfette, quasi perfette, a parte questo qua, cioè guardate, è bruttissimo vederlo di qua. Però alla fine è un libro che... Adoro, è uno scrittore più che altro che adoro, e quindi non vedo l'ora di leggerli. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto qualcosa dei libri che ho preso, consigliatemi altri libri perché io sto leggendo tantissimo in questo periodo e penso che continuerò a leggere tantissimo. Vi invito come sempre a seguirmi nei miei canali social, quindi su Instagram e qui sul canale YouTube, a iscrivervi, a mettere un super like a questo video, andare a vedere tutti i miei altri video. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!